Clelia Romano Pellicano, intellettuale, scrittrice, femminista, eredità e ricerche nel centenario della morte. E il ricordo che Marina di Gioiosa Ionica, attraverso due giorni di convegni, ha voluto dedicare all'intellettuale. Un'iniziativa che ha visto uniti il comune di Gioiosa Ionica e il comune di Marina di Gioiosa, patrocinata dal Consiglio Nazionale Donne Italiane, dall'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, dalla città metropolitana di Reggio Calabria e dall'Istituto Superiore Umberto Zanotti Bianco. Un convegno che si è rivolto primariamente alle comunità del territorio ed in particolare agli studenti e alle studentesse delle scuole superiori, promuovendo attraverso la figura di Clelia un'immagine delle donne calabresi e non solo come fautrici di progresso culturale e civile. Il convegno si presenta come l'occasione per ripresentare ai lettori, agli studiosi e anche alla famiglia il romanzo Verso il destino, del quale poche notizie erano note se non la trama stessa. In questa occasione si racconterà l'intreccio che esiste tra Napoli, terra nativa della Pellicano, e la Calabria. È la storia di Augusto e Renata Limosano, due personaggi, un fratello e una sorella, che vivono le loro vicende che terminano in una maniera un po' fallimentare sotto il punto di vista estremamente sociale, ma che cercano un riscatto. Ecco che proprio in questo romanzo, di cui si erano completamente perse le tracce, si possono finalmente rivedere entrambi gli aspetti, sia quello della Calabria sia quello di Napoli, che caratterizzano e rendono un unicum la Pellicano. È stata socialista, femminista, è stata giornalista, una figura di grande lustro, di grande luminosità, non solo locale ma anche nazionale, ed era giusto che venisse onorata e che la sua figura venga proposta come momento di riflessione ai ragazzi in questo tristissimo periodo della storia dell'umanità. È importante per la nostra casa editrice promuovere figure come questa anche attraverso l'organizzazione di convegni, pur consci che magari gli atti di questi convegni saranno stampati da altri editori, ma questo non, diciamo, limita la nostra azione culturale dal nostro punto di vista. Un'ultima cosa da dire: è importante che questo convegno non abbia circoscritto esclusivamente la figura di Clelia Pellicano nell'ambito degli studi sul femminismo, quindi degli studi anche di genere o di storia di genere, ma sia anche emersa un quadro a tutto tondo dell'opera di questa studiosa, di questa letterata, anche per quanto riguarda il contributo che ella ha dato all'intera società, non solo quindi al genere femminile, ma proprio agli studi sulla letteratura, sulla cultura in senso lato, che abbracciano ovviamente, che importano delle ricadute anche su tutta la società civile. Allora, ci siamo chiesti se l'eredità di Clelia Romano Pellicano avesse lasciato nel nostro territorio qualche segnale tangibile, e la risposta è sì. Purtroppo sappiamo che la voce delle donne, soprattutto delle intellettuali, delle scrittrici, ha subito una rimozione, un oblio, e forse anche il nostro compito, il compito degli studiosi, dei ricercatori, ma anche degli appassionati di letteratura, è quello proprio di eliminare questo velo di oblio che copre le nostre scrittrici. In particolare, sicuramente l'eredità di Clelia Pellicano, l'eredità culturale, è stata raccolta, penso soprattutto a due scrittrici gioiosane, la poetessa, la professoressa Giuseppina Murdocca, è lodevole il lavoro della casa editrice Corab, che ha voluto pubblicare la sua raccolta di poesie. La raccolta si chiama Nu Paisi ad Accussì, ed è una raccolta in cui emergono delle figure femminili molto forti, molto volitive, quindi è una raccolta di poesie in vernacolo, in cui però gli stereotipi femminili vengono ribaltati in maniera anche molto ironica e molto efficace. E poi penso alla scrittrice novellista Maria Macri Lucà, originaria di Marina di Gioiosa Ionica, che purtroppo per vari motivi è stata ingiustamente dimenticata, ma che ha scritto delle novelle molto efficaci, che raccontano un tempo che non c'è più, ma con una grande efficacia narrativa e con una prosa veramente molto, molto godibile.